Allora, volevo condividere con voi un'introduzione al seminario che poi ascolteremo da Padre Ciro tra poco. E anch'io ho preparato qualcosa perché questi due temi che abbiamo toccato in questi giorni, che sono Dio ci chiama e Dio ci ama, che sono due concetti molto, diciamo, correlati tra di loro, partono dalla parola di Dio, in particolare dalla parola di Gesù, che a me ha tanto colpito, perché fino alla venuta di Gesù, la parola del Signore era spesso scandita da regole. Poi venne Gesù e disse: vi do un comandamento nuovo, amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Allora, questo mi ha sempre colpito tantissimo, perché l'amore di Dio è una cosa importantissima. Vorrei veramente ragionare con voi su questo. La prima cosa, però, che mi è venuta in mente è che spesso il nostro punto di partenza nella nostra fede tante volte non è corretto, perché noi non dobbiamo tanto sforzarci di capire di come facciamo ad amare un fratello, una sorella, ma il punto di partenza deve essere un altro. Deve essere la gioia della consapevolezza di sapere che è Gesù che ama noi. Quello è il nostro punto di partenza. Ed è una cosa tante volte difficile, no? Perché in fondo ognuno di noi ha bisogno di amore, e quanta disperazione c'è in chi a un certo punto non si sente amato. Ma noi abbiamo un amore grandissimo che arriva dal Signore. Come facciamo a capire l'amore di Dio che arriva dal Signore? Allora, prima di tutto il Signore ce lo rivela, ce lo grida all'interno di tutta la Sacra Scrittura. L'avete sentito dalla lettera Tessalonicesi, ma normalmente ce l'ha dai Filippesi, ma ce lo grida su tutta la Scrittura che Dio ci ama, e Gesù ce l'ha dimostrato venendo e soffrendo e morendo per noi. Non c'è amore più grande di questo, l'ha detto anche Gesù. E l'altra cosa è: ogni cosa parla di amore, tutto il creato parla di amore, e Dio ha fatto tutto per amore. Il creato è stato creato per l'uomo, per amore. Le stesse creature sono nate per amore. Quindi l'amore, cioè Dio stesso è amore ed è fonte di amore. Nella prima lettera di Giovanni, capitolo 4, versetto 18, dice proprio questo: Dio è amore, e chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in lui. Pensate che forza. Cioè, se noi veramente crediamo nell'amore, Dio è in noi, Dio rimane in noi e ci arriva attraverso lo Spirito Santo, che ci fa sentire amati, ci fa sentire figli amati di Dio. E questo è veramente molto importante, perché in fondo la prima cosa è questa: l'amore di Dio io spesso lo paragono veramente a un tesoro inestimabile che noi abbiamo ma non sappiamo d'avere. È come se qualcuno ci ha lasciato un'eredità enorme, ma non lo sappiamo. Spesso l'amore di Dio è veramente un tesoro inestimabile. E allora, per cercare di comprendere quanto è prezioso l'amore di Dio su di noi, io ho ascoltato, ho letto e ho, diciamo, disegnato un po' di caratteristiche dell'amore di Dio, partendo dal fatto che non è possibile né definire Dio né definire l'amore di Dio. Questo poi, quando riprenderemo gli insegnamenti domenicani, lo vedremo, perché lo stesso San Tommaso d'Aquino in fondo distingueva molto ciò che è trascendente da ciò che è trascendentale. Dio è trascendente, e nella trascendenza di Dio noi non possiamo definire Dio, non possiamo definire l'amore di Dio. Quindi noi, con la nostra povertà, la nostra piccolezza, proveremo a dare solo qualche piccolo
nome all'amore di Dio. Allora, prima di tutto, l'amore di Dio è divino. Quindi è un amore talmente prezioso che discende da una forza creatrice. Cioè, attraverso l'amore crea. Noi non creiamo nulla. Noi possiamo trasformare qualcosa, sì, ma l'unico creatore che crea dal nulla, dal niente, è Dio. Però la cosa bella è che non solo l'amore di Dio è divino, ma divinizza. Cioè, quando si entra a contatto con il Signore, Lui, la sua divinità, ce la può trasmettere. Quando noi accogliamo Dio, Eucaristia, che entra in noi e lo prendiamo e lo accogliamo nel nostro cuore, Lui entra con la sua divinità nella nostra povertà, nella nostra piccolezza, e può trasformarci. Noi dobbiamo lasciare le porte aperte al Signore. Quindi abbiamo detto, il primo elemento è divino, però sembra un simbolo, ma l'amore di Dio è anche umano. Sembra strano, ma in fondo Dio ha voluto provare l'amore umano, si è incarnato in Gesù. Questo è bellissimo, fratelli, perché noi non possiamo immaginare Dio astratto. Dio è concreto, è vivo. Quindi nella sua umanità Gesù ha sperimentato l'amore umano, l'amore fatto di abbracci, l'amore fatto di carezze. E Dio attraverso Gesù ha sperimentato anche l'amore umano. Dicevamo anche un'altra cosa, Dio è vivo. Attenzione, questo è molto importante, perché il rischio di leggere la parola di Dio come un fatto accaduto 2000, 3000, 4000 anni fa, a seconda se è l'Antico Testamento o il Nuovo, ma non è un fatto storico, perché Dio agisce oggi su ognuno di noi, dentro la nostra vita. Quindi è vivo e ha un cuore che ama oggi, adesso, ama ogni singola persona, ogni individuo, in questo momento. È vivo e vivifica. Perché vivifica? Perché tutto ciò che noi ci portiamo, tutte le morti che noi ci portiamo addosso, perché noi davanti alla realtà che ci fa soffrire, che ci distrugge, che ci intristisce, Dio trasforma, Dio vivifica, è vivo e vivifica. Un'altra cosa importante è che l'amore di Dio è santo. C'è un passo, Isaia 6,5, che dice proprio è tre volte se santo, santo, santo. Sapete perché diciamo santo, santo, santo? Perché è sorgente della santità, perché è santo e santifica. Se noi vogliamo fare un percorso di santità, spesso il Cielo lo dice, noi dobbiamo solo accogliere la santità di Dio e lasciare che trasformi noi. Un'altra cosa dell'amore di Dio, questa è una cosa importante, è che spesso noi nella Bibbia troviamo la parola amore, però certe volte troviamo la parola amore tradotta come carità. La parola carità è una parola importantissima. Noi abbiamo dato un termine, al termine carità, un valore un po' limitante, no? Noi pensiamo alla carità quando uno fa un'elemosina, per esempio, no? Ma il termine carità, il termine greco, charis, è un termine importantissimo, è molto più grande, perché il termine carità vuol dire grazia, vuol dire prendersi cura, vuol dire amore, ma amore nel senso dell'amore disinteressato, l'amore che non ha una voglia di essere contraccambiato, è amore che si dà pienamente all'altro, senza pretendere qualcosa in cambio. E quindi l'amore, e pensate al termine charis, è la stessa radice di carismatico, cioè il cammino nostro è carismatico, ma la stessa radice di carità e di amore di cui stiamo parlando.
L'amore di Dio è anche misericordia. Attenzione, misericordia, anche questa è una parola enorme, grande. Noi abbiamo tanto bisogno di misericordia, che non vuol dire solo perdono dei peccati. Misericordia, se andiamo a vedere il termine, io lo sono studiato un po', vuol dire compassione per la nostra infelicità. Provate a pensarci un attimo. Cioè il Signore sa che senza di Lui, quando siamo lontani da Lui, siamo infelici. Siamo insoddisfatti, ci manca, non riusciamo proprio a comprendere il senso della vita. E allora Lui ha compassione di noi. Altra parola, l'amore di Dio è purissimo. Il fatto di essere purissimo è, provate a pensare la storia di Gesù. La storia di Gesù nasce da una vergine immacolata, senza peccato. Gesù vive la sua vita umana con le tentazioni dell'umano, ma senza essere minimamente toccato, perché l'amore di Dio è puro, immacolato, ed è per questo che a noi viene chiesto di entrare nella purezza di Dio attraverso un'opera di purificazione. I fratelli e le sorelle che adesso stanno facendo delle confessioni, è importantissimo, perché normalmente noi, per accostarci al Signore, non possiamo accostarci con la nostra umanità, ma dobbiamo raccogliere la misericordia attraverso il lavaggio del nostro peccato, del nostro essere, attraverso proprio il sangue di Gesù. Quindi purissimo e mai corrotto dal male, mai corrotto dal peccato. È luminoso, l'amore di Dio è luminoso, è luce. E questo lo dice anche la prima lettera di Giovanni. Dio è luce, Dio è luce ed è una luce che illumina. Noi possiamo essere illuminati da luce riflessa. Noi non siamo luce, noi anzi spesso siamo attaccati dalle famose tenebre, però sappiamo che noi, se ci affidiamo al Signore, la luce del Signore ci si può riflettere. Se noi possiamo dare una parola al fratello, non è perché siamo noi bravi o qualsiasi altra cosa, ma perché possiamo riflettere la luce che ci arriva dal Signore. Quindi luminoso ed è delicato. L'amore di Dio è delicato. Che significa delicato? Vuol dire che non si impone, non ci dice devi amare il Signore, no. No, Lui ci lascia liberi. Ci ama talmente da lasciarci liberi addirittura di sbagliare, addirittura di allontanarci da Lui. Ma perché ci ama e non ci vuole dei burattini, non ci vuole delle persone, vuole delle persone che accolgono attraverso la propria volontà. È potente, l'amore di Dio è potente, è forte. Noi spesso, io mi scuso anche con i fratelli che magari fanno le comunioni, perché la potenza di Dio spesso ci fa strillare, però la potenza di Dio è importante, perché resiste a ogni attacco, perché anche il nemico ha una sua potenza, però Dio è potente, vince e le porte degli inferi non prevarranno sulla Chiesa. E quindi la sua potenza è la nostra speranza, il nostro coraggio. Poi è infinito ed eterno. Attenzione, questo è importante. Non è solo immenso, no? Ho pensato a una cosa, ma è una cosa che non ha fine, non termina, supera il tempo, lo spazio, non è qualcosa di limitato. E quindi, essendo infinito, anche davanti a ciò che a noi sembra la morte, no? Provate a pensare, Gesù, davanti alla morte, che cosa ha detto? Non ha detto è finita, ha detto un'altra parola, ha detto tutto è compiuto, ed è diverso, perché Lui sa che l'amore di Dio è infinito, non finisce.
eterno, perché non ha tempo, resiste al tempo. E quindi, e questa è una promessa, l'eternità è una promessa per noi, che la nostra gioia nella vita vera non avrà fine. Ancora, è concreto. Attenzione, tante volte noi abbiamo il dubbio che l'amore di Dio sia astratto, no? Sia qualcosa di non tangibile. E invece tutta la storia, per questo è importante la parola di Dio, tutta la storia che leggiamo nella parola di Dio è il segno del fatto che l'amore di Dio è concreto. Gesù è realmente vissuto, morto e risuscitato. È un fatto, non è un'astrazione. Le guarigioni di Gesù sono vere. Le persone che hanno ripreso la vista, hanno ripreso lo storpio che ha camminato, cioè sono concrete. Gesù tendenzialmente ci fa capire quanto è concreto il suo amore. Per me è un'immagine bellissima quando incontra Tommaso dopo che è risorto, perché dice: vabbè, tu sei astratto, no? Sei una mia immagine. No, tocca la ferita del mio cuore. Allora, l'amore di Dio è anche coraggioso, è coraggioso, ci vuole coraggio e ci dà coraggio, perché certe volte l'amore di Dio, amare Dio, va anche quando le cose vanno male, anche quando c'è il dolore, anche quando c'è la morte, e lì è più difficile. È facile amare il Signore quando si canta e si è felice, e magari è più difficile amare il Signore davanti a una malattia grave, davanti a un dolore forte e soprattutto magari davanti alla visione di una persona cara che soffre e noi magari sembra che non possiamo fare niente per lei. E quindi questo, l'amore di Dio è coraggio e ci dà coraggio. Lo dice anche Matteo 14, io magari ve li dico, voi magari ce li guardate. Matteo 14, 27. Gesù stesso dice: coraggio, sono io, non abbiate timore, non abbiate paura. Pensate, è lui stesso che ci dà coraggio. Poi l'amore di Dio è libero, perché ama in piena libertà. E il suo amore ci libera, è libero e ci libera. Ci libera dalle schiavitù, dalle piccole e grandi schiavitù. Perché normalmente pensate che ogni cosa che fa parte della nostra vita, poi se ci manca ci soffriamo, no? Magari avete mai visto quando magari sembra che si rompe il televisore, no? Magari a casa nostra è successo l'altro giorno, non si accendeva più il televisore. Non si accende più il televisore. Ma una sera, una settimana, senza televisore, stiamo male, perché è una delle nostre schiavitù, come tante altre cose. Invece il Signore ci libera. Quella cosa non è la vita è Gesù. Poi l'altra cosa importantissima, questo l'abbiamo già detto, ma l'amore di Dio è gratuito, cioè ci arriva senza chiederci impegni, no, sai, devi pagare qualcosa, non devi pagare niente. Arriva e ti inonda di grazia, senza chiederti niente. E guardate che nella vita e nel mondo nessuno mi dà niente, se non Gesù. È urgente, attenzione, questo è importante, l'amore di Dio ci vuole oggi, non domani. Domani penserò a pregare, no, oggi, adesso, in questo momento. Ovunque, cosa stai facendo in questo momento, lascia tutto e vieni. Lo stesso Gesù quando incontrava i discepoli diceva: lascia tutto, vieni adesso, lascia le reti, no? Come ho appena gettato le reti, diceva Pietro, no? Appena gira adesso prenderò i pesci, no, lascia le reti, vai, vieni, non ti preoccupare, perché ti faccio pescatore di uomini. Lascia stare i pesci.
È un Dio geloso, ma un Dio geloso è importante capire questo concetto, perché l'amore geloso è un amore dove dice non perderti in altri dei, perché alcuni dei sono luminosi, la ricchezza per esempio, i soldi, il potere, sono degli dei luminosi. Se non ce li abbiamo diventiamo nervosi, se ce li abbiamo stiamo più tranquilli. Quindi il concetto è, il Signore è geloso perché dice, se tu ti fai di quella cosa, del denaro, del potere, ti fai un Dio, a questo punto ti allontani da me, non si possono servire due padroni. E Gesù è il padrone, deve essere il padrone della nostra vita, non altro. Poi un'altra cosa, noi oggi abbiamo fatto silenzio davanti al Santissimo. L'amore di Dio è silenzioso, non ha bisogno di tante cose, anche il silenzio è segno dell'amore di Dio. Ma è un silenzio importante perché è un silenzio che non è fatto di parole, però certe volte è fatto di sguardi, certe volte di lacrime, perché possono essere lacrime di gioia, ma possono essere anche lacrime di sofferenza. Ma quando il Signore vede che la nostra sofferenza è offerta al Signore, poi la rende gloriosa. Poi l'amore di Dio è pane, è nutrimento, perché quando cominciamo a comprendere quanto è importante, non ne possiamo più fare a meno. Noi dobbiamo essere nella nostra vita, noi non possiamo stare senza il Signore, cioè, stiamo male. E non solo, quando noi ci nutriamo del Signore, il tempo si ferma, nel senso che entriamo in chiesa e poi diciamo, ma come, già dobbiamo andare via, già ci cacciano. E perché così? E quindi è nutrimento, noi abbiamo bisogno della parola di Dio, perché in fondo il Signore attraverso la parola di Dio ci nutre, ci sostiene. E poi è profondo, ecco, questa è un'altra cosa importante, qualche volta l'ho detto anche Padre Ciro, noi dobbiamo stare attenti ai momenti, ai fattori emozionali. Tante volte noi siamo attirati dalle emozioni, no? Cioè un miracolo ci emoziona. Quando vediamo una luce nel cielo strana, una cosa incredibile, no? Allora sentiamo il cuore che batte. Ma l'amore di Dio è di più, perché non è un'emozione momentanea, ma è un amore talmente profondo che rimane in tutta la vita, al di fuori anche del santuario, perché ti rimane dentro e vuole proprio trasformare il cuore. E l'ultima cosa, perché poi le parole finiscono, all'amore di Dio, e questo è collegato un po' al percorso che stiamo facendo, è effuso attraverso lo Spirito Santo. Effuso vuol dire che è qualcosa che ci arriva senza colmare, senza riempire il vuoto, ma di più, traboccare. È il calice che non è colmo, ma trabocca. Non è il fiume che scorre, ma straripa, esonda, arriva dappertutto e ci arriva in abbondanza la grazia del Signore. E quindi è una cosa bellissima. E allora, ultima cosa è, ma noi cosa possiamo fare davanti a questo amore così prezioso? Cosa ci ha chiesto il Signore? E io penso che il Signore ci chieda di fare due cose. La prima sto cercando di fare adesso e poi chiederò anche a voi di farlo nella vita, cioè testimoniarlo. Sperimentarlo e testimoniarlo. Perché se noi abbiamo sperimentato il Signore, l'amore di Dio nella nostra vita, nei fatti che ci succedono, allora dobbiamo dirlo. Non dobbiamo tenerlo per noi, non dobbiamo chiuderlo, ma dobbiamo dirlo agli altri.
perché l'amore di Dio quando ti tocca ti trasforma e può anche essere e trasformare i fratelli. Allora, adesso per i fratelli, prima di ascoltare il seminario di Padre Ciro, facciamo alcuni canti, ma li facciamo sommessi, dolcemente, a Gesù, Eucaristico.